Ciao, benvenuti. Oggi andiamo a farci una passeggiata, venite. Oh, cos'è? Oddio, ma che bella! È nuova! Cacchio, un G-Strinai! Ma che strano! Ma oh, c'è un'altra! Ma stai scherzando! Ma una coppia di ruote in G-Strinai con già sulle gomme i dischi? No, non è possibile. No, vabbè raga. Una coppia di freni formula cura nuovi. Ma tu stai scherzando, aspetta che qua. Ecco qua, proseguiamo. Ma tu stai scherzando? Ma telaio Giant Glory? Nuovo! Spettacolo qua, non ho messo tutta la bici qua. Ma pure il crank. Pedivelle torti nuove, ma così. Carbon. Bello. Ma sella. Oh. Ecco fatto, queste butto dietro. Boh. Andiamo qua. Dicevo che c'era tutto, guarda qua. Porcellina, formula, nero R, anche questa è nuova, che roba. Botte di culo oggi impressionanti, eh. Eh no, te pareva, cioè. Guarda qua. Mancavano solo questi. Pedali HT, guida catene tortine. Il tendicatene SB1, cavolo, quello che volevo io. Che roba, che stile. Aspetta che butto tutto dentro nello zaino. Che giornata, raga! Allora, fammi pensare, ho trovato telaio, forcella, pedivelle, pedali, tendicatena, sella, manca il manubrio, anche i freni, sì, manca proprio solo il manubrio. Allora, vediamo se c'è in giro. Hai visto? Ma come cavolo faccio io? Dobbiamo fare come i ninja. Fatto! Oh, ma c'è tutto! Sai cosa? Adesso vado a casa e me la monto. Dai, andiamo! No, aspetta, ma mancano tutti i cuscinetti, la serie esterzo. No. Ah, fammi chiamare Andrea, che sicuramente lui ce li ha, dai. Chiamiamolo. No, io so già chi è. Lo sapevo. Oh, pronto, zio. Pronto, Andrea. Oh, bella, com'è? Ascolta, ho trovato in giro dei pezzi di una bici. Non è che te c'è a casa i cuscinetti sulla pianta? Dai, fammi controllare le sommature. Sì, sommature, ma ti serve anche il movimento centrale? E il crank stopper? Va bene, dai, portameli giù dopo che la montiamo, vai. Va bene, dai, arrivo. Ciao. Oh. Questa pianta non è stata con dei cuscinetti SKF. Cos'è che va? Ah, il movimento centrale. Oh, brava Gemma, fanne un altro. Anche il crank stopper. Vabbè, dai, vado giù. Oh, ciao Diego, com'è? Tutto a posto, ti ho portato la serie stealth, tutti. Ma che bella, bella fresca, bella nuova. Ti piace? Sì, dai, che stavo giusto iniziando a montare la bici. Vedere un po' come si fa. Sì, dai. Dai, Andrea, allora cominciamo. Mettiamo subito un po' di grasso, così montiamo la serie sterzo. Ti metti quello sopra. Che dire? Sì, è sporcato. Ti sei sporcato? Porca miseria. Mi pulisco sul tavolo. No, sto. Aspetta, mi serve. Adesso dobbiamo montare qui la forcella. No, dobbiamo mettere prima la pista della serie esterza. Apri qua. Ingrassiamo prima bene qui. Mettiamo su questa. Il cono. Poi mettiamo la chiusura. La uno spessore. E poi quello lì. Per la testa. Sì, al contrario magari. Dai, tira giù di lì. Ecco, altri due spacer e chiudiamo. Prendi la chiave. Chiudo a morte o? No, lì punta un pochino, poi chiudi queste e quella dietro. Perché riesci mai a girare, zio? Vai, tienimi il manubrio qua. Manubrio full carbon, intelligente ragazzi. Oh zio, che spaventa. Chiudiamo bene il manubrio qua. Poi nel frattempo potremmo già iniziare a montare i freni, dai. No, cominciamo a montare la... Ah, mettiamo il movimento centrale.
per prima cosa diamo un'ingrassata come al solito. Ah, si avvita al contrario. Chiave, qua ci vuole la chiave Szymanski con la data. Ci diamo a morte qui. Bomba. Prossimo pezzo, il guida catena. Dammele ste rondelle però. E molane. Poi dobbiamo mettere il crank stopper. Cioè te metti su mi zio. No, li metto tutto assieme. Sicuro? Va, accata la pedivella là. Lo sapevo. O montiamolo così. No, no, zio, il mio non vuole. Ascolta, guarda qua, tra l'altro. Queste pedivelle qua sono con una ghiera che va qua, che si svita, sarebbe per fare la battuta dei cuscinetti. Ma noi l'abbiamo sostituita con questo spacer, fatto da conco. Così possiamo mettere il crank stopper. Vai, la chiave. E la chiave se con più se grossi. Vai a vita. Ma la burro in terra, la sa sceppa. Oh, è giù un cavalletto. Ricordiamo che se qualcuno ha un cavalletto bello che ce lo regali, che qua ci cadono le bici addosso. Adesso vieni che regoliamo il crank stopper. Ti spiego qua sto brevetto, l'ho fatto io. Così qua con la fascetta tu più stringi, più crank stopper stoppa. Così puoi decidere quanto stringere come ti piace, no? Mettiamo i pedali? HT, mi raccomando. Guarda di qua. Spettacolo. Vuoi la destra o la sinistra? La destra, sinistra. Mettiamo un po' di grasso come al solito. Questa bici è montata al top. Bici della morte. Un'altra volta. Facciamo il pavimento, no? Tira. Ciao, cosa facciamo? Freni. Vai, io monto davanti, tu monti dietro. Freni formula, mi raccomando. Esatto, freni formula cura 4. Mi raccomando, non tirate subito fino alla morte. Tirate fino alla morte quando c'è sul disco. Le fascette dove sono? Taglia fascette. È lì. È lì, vado. Oh. Guarda cosa faccio. Io nel frattempo monto il tendicatena dell'SB1. Bello. Spettacolo. Nuovo nuovo, che bello. Tagliamo le fascette. Madonna mia, che pezzo, ragazzi. Poi fai così. Tac. E lui sta lì. Adesso tolgo giù il perno. Ti prendo la gomma. Le ruote, sì. Adesso che c'è sull'SB1 va infilata da dietro. Stringiamo senza uccidere il perno. A posto, puoi chiudere la pinza, Andrea. Ciappa lì. Tasciam biscotto. Oh, tira il freno. Vai, dai. Allora, adesso le punto tutte e due. E poi le tiro a morte. Ok. Sentiamo un po'. Mica che lavoro. Aspetta che c'è cieco. Molto da imparare. Sì. Hai tirato bene ste viti, eh. Sono meno sciabalarmi, zio. Vai, fila. Dai però. E piano piano. Chiudi. Chiudi il controdato di qua. Chiudo secco. Stringimi la pinza davanti. Tascia il cacciavì. Tascia il biscotto, a cacciavì. Cacciavì. Vai, proviamo. Ok, dai. Madonna Andrea, che missile. Serra con la chiave. Posso, manca solo la catena. Ciao, la metto io, dai, non sei capace. Posto gli attrezzi. Come potete vedere, la catena ha una maglia larga, una stretta, e ci sono i denti larghi e i denti stretti, ovviamente. Allora, fa vedere se così va bene. Ok, trovato. Allora, ok, ci sono qua. Fuori, ci sono quasi. Ora chiudo la maglia, faccio scattare il. Dai, se è grande e grosso, non riusciamo a scattare il collo. Chiudo guida catene. Posto, finita. Allora adesso abbassiamo la sella. Ma ricordati Andrea, non abbassi la sella, di stare attento. A che cosa? Non mandarla troppo giù. Sì, perché la bici DH c'è un sacco di corsa qua. E quindi se poi schiudi l'ammortizzatore e questa viene su, tocca la sella, fai un bel front flip. Ciola. Per non avere il dubbio, misuriamo. Questa c'è 200 di escursione, quindi deve essere più o meno 220. Quindi abbiamo ancora un centimetro di scarto, siamo salvi. Oh. Niente front flip per Diego. Let me tell them how this shit really goes. Yeah. Let me tell them how this shit really goes. There's a couple more things you should know. You should know. Working till my whole team wrist froze. All we make is major moves on the
goes. And you ain't bringing bitches and your ass gotta go. Beh ragazzi, che dire, a me la bici così com'è piace un casino, soprattutto per il colore, questo verde misto al nero che è molto veramente figo secondo me. Intanto il telaio è una taglia M che per me che sono 1,72 va benissimo. Abbiamo ruote da 27,5 Industry 9, sono le Grey 300. Non ho voluto provare le 29 perché essendo che io faccio free ride, quindi non ho bisogno di andare forte, è inutile mettere delle ruote più grandi che mi darebbero solo fastidio. Per quanto riguarda le sospensioni, ho tolto l'ammortizzatore a molla, ne ho messo una d'aria, mentre davanti abbiamo la forcella Formula Nero R con la tecnologia della tripla camera più le varie regolazioni delle alte e basse velocità in compressione. Sempre per risparmiare peso ho tolto tutto il cambio e la cassetta, che ho sostituito con il tendicatena SB1, quello è il GH3, una bomba, un pezzo di meccanica bellissimo. Poi pedivelle carbon, le A13 LG1 che sto usando anche sulla bici outdoor, sono veramente una bomba, super rigide e devo dire abbastanza resistenti anche. Freni importantissimi, Formula Cura 4 con 4 pistoni, dischi da 200 mm, manubrio A13 da 35 mm, il modello race, quindi quello carbon. E per quanto riguarda i punti di contatto col rider, quindi manopole Sensus Light e pedali HT AE03, questi sono quelli in alluminio con l'asse in acciaio. Ne ho provati diversi nel tempo, ma alla fine mi sono fermato su HT perché sono quelli che grippano di più e sono i più fini di tutti. Direi che è tutto, possiamo andare a provarcela un attimo qua sulle rivette, visto che i bike park sono ancora chiusi. Lo proveremo un'altra volta i bike park. Vai. Funziona, si sposta bene, la bici è completa, purtroppo non possiamo provarla più di tanto, quindi speriamo di vederci sui bike park quest'estate, magari anche con Andrea. Per questo video ragazzi è tutto, spero vi sia piaciuto visto che me l'avete chiesto in 600.000. trovate qui sotto in descrizione tutti i link inerenti alla bici e vari componenti che ho utilizzato. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre a martedì alle 18 e magari con Andrea. Yo!